Eh? But now new. Good. Really good. Ho l'appoggio dei Logan. Hola, benvenuti a Bangkok. E solitamente Bangkok è famosa per le zone rosse, per il cibo strano, eccetera, eccetera. Ma oggi mi trovo su questa strada super turistica con il tizio che mi vuole vendere sempre qualcosa. Tra l'altro, strada che ho sempre criticato perché ho un grande problema e ho visto che qua me lo possono risolvere. Leano? Sì. Sì. Roma? Napoli? Torino. Fra tutte le cose possibili e immaginabili che si possono trovare qui, da vestiti, cibo, gente che ti vende qualsiasi cosa, signore che ti vendono massaggi speciali. Come ben sapete, i miei capelli sono un casino, sono tutti troppo un casino, visto che è una confusione totale ogni volta. Mi ci devo mettere le mollettine per mantenerli. Ma oggi cambia tutto, perché questa simpatica signorina mi farà le tracce. Ho dovuto cambiare posto perché li volevano troppo e quindi lo sto ricercando qui. E ci sono solo immagini signorine, quindi sarà un'acconciatura da signorina, però va bene. Stanno facendo un check per vedere se sono abbastanza lunghi. 600 baht. Yeah. Ah, 6, pure questa voleva troppo. Fare queste trecce sta diventando più difficoltoso del previsto. Un altro motivo per il quale sto facendo questo video è che mi sono sempre vergognato di fare queste trecce, però le ho sempre volute fare e quindi ho detto è giunto il momento. Un sacco di volte vogliamo fare delle cose che però ci vergogniamo di fare, anche se sappiamo che abbiamo piacere nel farle. Oggi voglio colonare questo sogno. Hai. Lei mi sembra estremamente gentile. Fanno il catalogo. Ci sono anche dei maschietti. Non solo foto di femminucce. Sono al posto giusto. Sta facendo un check. It's ok. Dopo 3 negozi e 1000 persone diverse. Aspetta, levo le mollettine. Sta scompigliando peggio di prima. Ok. Yep, you do. Yep. How much? Mini eat, na. Wow, 10 eat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vediamo il prezzo. Anche perché sennò qua ti fanno il pack, tutto un casino. Comunque loro fanno anche i rust. Mini size, 700. 7, show me. Stiamo contrattando. Ok. I do for you, good money. Ok, bene. Sono riuscito a scendere di 400. Probabilmente potevo scendere anche uno di più, però va bene. Cominciamo questa cosa. Vediamoci anche quest'ultima mollettina. So cute. Dice che sono carine le mie mollettine. E devo dire la verità, un sacco di gente me l'ha detto. Acqua di pozzo. Mi sta strappando i capelli. No, non posso vedere il video, ma immagino di essere bellissima in questo momento. Ok, cioè vedete, i miei capelli sono un casino. Come faccio ad andare sempre in giro così? Per quello sto sempre con gli occhiali, anche se non li metto. La mia salvezza finora è stata questa, questa e questi. Ok, adesso sta facendo veramente male. Immagino che me li stia tirando tutti da un lato. Aia, ma ce l'ho i soldi, perché mi viene sempre il dubbio che faccio le cose e mi dimentico di portare i soldi. Sì, ce l'ho. Da questo lato ha tirato ancora più forte. Come sono? Aia. Probabilmente dopo sta cosa mi cadono i capelli. Sicuro. Mi dovrò rasare a zero. Appena visto il video, come mi ha acconciato i capelli adesso, sono una principessa. Non lo so nemmeno immaginare con le trecce. Comunque, davvero, era una cosa che volevo fare da non so quanto tempo. Era in qualche modo uno dei miei tanti sogni. Principalmente penso per la paura del giudizio. Non le ho mai fatte. Cioè il peso di dover scendere di casa o anche entrare in casa e appena qualcuno ti guarda comincia a criticare, dice ma cosa hai fatto, cosa non hai fatto, perché l'hai fatto, oh mio Dio, come se avessi ucciso qualcuno. E sinceramente ho sempre sentito il peso di questa cosa. E proprio per questo erano anni che volevo farle. Pure a Napoli avevo cercato qualcuno per farle, soltanto che avevo i capelli troppo lunghi, troppo corti. Eccomi qua. A farle fra i tuk e i capelli in mezzo a una via super turistica della Thailandia. Mi sa che ha cominciato con la prima. Sono riuscito ad arrivare allo stesso prezzo che mi chiedevano le altre. Ho deciso di farle qui perché mi dava aria di affidabilità. Sta cominciando a fare veramente male, con un tiraggio non indifferente. È stata rapidissima, la prima mi sa che già l'ha fatta, forse ne ha fatte due. Facciamo una cosa, non guardo come sta venendo, voglio vedere la mia reazione, la mia reaction allo spettacolo, condivido con voi. Ci possono credere che mi sto facendo le treccine? Coppia di anziani francesi sconvolta. Sapete quell'attrezzo per massaggiarvi la testa che fa così? Ogni volta che col pettine va con la punta nei capelli è molto quella sensazione. Prima ho usato delle forbici, ho sentito proprio che mi tagliava i capelli, ho sentito zac, zac, zac. Per fare queste qui sta andando di forza veramente bruta. E tra l'altro
se ci pensate, qui non c'è nemmeno uno specchio. Quindi, personalmente, sto andando proprio nell'ignoto. E non so che cosa mi sta facendo. Però va bene, accettiamo il nostro destino. È una sensazione stranissima, qua ti senti tutto tirare e qua no. E quindi è come se in qualche modo ci fosse qualcuno che cerca di tirarti di la vasellina tattica. No, scherzo, non è vasellina, almeno spero. Dovrebbe aver finito anche la riga centrale. Sto qui già da una mezz'oretta comunque. All'inizio ho detto veloce, però giustamente ci vuole il tempo che ci vuole. Mi sa che ha finito, credo. Ha finito? Ah, perché non posso vedere? Che ne mancava ancora. Continua a buttarmi acqua di pozzo addosso. Mi sembra brava? Secondo voi sta facendo un buon lavoro? Perché non posso vedere. Se tipo avete un amico, un'amica che vi accompagna a fare sta roba, comincia a fare tutte esclamazioni. Oh mio Dio, bellissimo, bruttissimo, che schifo. Ma cosa sta facendo? Cosa non sta facendo? Invece quando le fate da soli, non solo non c'avete nessuno con voi, non c'avete neanche lo specchio. Insomma, ignoto totale. La prima impressione, toccandole, sono untissime. È instancabile questa ragazza, tirando e intrenciando da un'oretta ormai. L'ultima, col sostegno dei local. But now new, good, very good. Ogni tanto sento zac, zac, zac. Va bene. Ah, ma poi queste sono le forbici che usavamo a scuola per tagliare i cartoncini. Qualche altro ritocco. Ok. Continuo a sentire che mi taglia i capelli. Mi sto fidando ormai. Sembro... Sono confuso. Insomma, mi sono dimenticato di fare il finale del video. E niente, sono durati una notte perché evidentemente erano troppo corti questi qua davanti e quindi non si sono intrecciati bene con quelli di dietro, mi sono mosso un pochino, si sono tutti sminchiati e me li sono sciolti. Però ero troppo bello, cioè ero bellissimo, sembravo Hamilton svedese. Adesso invece sembro una gatta rapazza. E questa è la vita.